Un segnale di speranza, ma i danni subiti per le restrizioni anti-Covid sono irreparabili. Così Massimo Cillo, titolare del caffè pasticceria Mevida, commenta le 48 ore di fascia gialla. Due giorni in cui bar e ristoranti potranno restare aperti al pubblico fino alle 18. Sono tanti gli ostacoli da superare, aggiunge Cillo, ma andremo avanti, lo faremo anche per la nostra clientela, che in questo periodo difficile non ha fatto mancare calore e solidarietà. Per quanto riguarda gli aiuti del governo, invece, parliamo del minimo sindacale, dice, rispetto ad attività che avrebbero bisogno di sostegni più continui e sostanziosi. In realtà questa zona gialla ci dà un minimo di speranza, un po' di aria in più rispetto a quello che facevamo prima. Logicamente si tratta solo di due giorni, quindi non dobbiamo montarci la testa, come si suol dire. Però nello stesso tempo sono molto contento, in modo che possiamo rivedere nei nostri locali i nostri clienti amati seduti al tavolo, magari per bere un caffè, sempre logicamente con le dovute distanze e tutte le precauzioni. Lei ha un bar pasticceria avviato in città da anni. Quanto ci ha perso Massimo? I danni sono incalcolabili. Purtroppo questa è una cosa che non ci aspettavamo nessuno e che nessuno poteva mettere una pezza sopra. Stiamo cercando di limitare i danni in quanto il lavoro si è dimezzato, stiamo al 20% di quello che facevamo prima, quindi ci stiamo rimettendo tanti soldini con la speranza che questi nuovi vaccini ci possano aiutare a intraprendere un'altra volta la strada che percorrevamo prima. I fondi sono arrivati, c'è stato un sostegno economico per voi? Ci sono stati dei fondi che sicuramente non sono pochissimi rispetto alle perdite che stiamo subendo, però sicuramente mi auguro che da ora ad andare avanti lo Stato ci possa aiutare in modo concreto con sostegni diversi. Ecco. Tanto la sua attività va avanti, anche la tradizione. Certamente. Anche perché esatto, sono più di 10 anni di attività dove abbiamo superato tanti momenti difficili, sempre con successo, e di certo non ci facciamo piegare da questa pandemia.